Vi do il benvenuto di nuovo al webinar di NABA Nuova Accademia di Belle Arti sul biennio specialistico in nuove tecnologie dell'arte e lascio la parola a Bruno Paradiso, responsabile dell'orientamento. Grazie Bruno. Grazie Giulia, e buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo capitolo dei nostri webinar, una serie che va avanti già dall'autunno scorso, webinar dedicati a tutti i nostri corsi biennali, specialistici e i master, quindi l'area postgraduate dei corsi di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. Oggi, come anticipato da Giulia, ci dedichiamo al biennio specialistico di nuove tecnologie dell'arte che, a differenza di tutti gli altri corsi che abbiamo già avuto modo di presentare nei mesi scorsi, è un biennio specialistico del tutto nuovo che abbiamo attiveremo da quest'anno accademico 2021 per la prima volta e poi sulla parte di contenuti, didattica e anche un pochino magari sulle motivazioni che hanno spinto alla realizzazione di questo nuovo percorso il professor Bianchi ci parlerà in maniera più approfondita successivamente. Cosa andremo a fare dunque? Nella prossima oretta più o meno avremo una presentazione, già vedete una slide dunque su questo nuovo biennio specialistico e nella seconda parte lasceremo la parola a voi con domande e risposte. Faccio soltanto una piccolissima un piccolissimo inciso quando parlo di biennio specialistico master che insieme ai trienni vanno a completare l'offerta formativa dei segmenti lunghi di NABA. Biennio specialistico è un corso biennale equipollente alla laurea magistrale in ambito universitario, quindi non stiamo parlando di un corso di livello base, come appunto un corso triennale o un corso annuale o corsi che si fanno dopo la scuola superiore, è un corso che eroga un titolo di diploma accademico di secondo livello, dunque propedeutico, poi successivo al primo livello della laurea triennale. Detto questo, dopo questa breve introduzione, entriamo dunque nel vivo del corso, lascio la parola ad Amos Bianchi, area leader di Media and Technologies and Set Design, che ci racconterà appunto tutte le peculiarità di questo percorso. Noi ci risentiamo poi anche durante la presentazione alla fine per le vostre domande. Grazie, Amos. Bene, buonasera, buongiorno, dipende, a questo va difficile anche classificare, in quale momento della giornata siamo. A tutti, grazie Bruno, grazie Giulia per l'introduzione. Che cosa voglio fare con voi oggi? Quando si parte con un nuovo corso ci sono tante cose che si possono raccontare. Quando sono stato invitato, e ringrazio di nuovo Giulia e Bruno, a erogare questo webinar per voi, il fondamentale è stato, ok, in mezz'ora, 40 minuti, cerchiamo di sintetizzare bene di cosa andiamo a parlare. Allora ho deciso, usando una formula che non è assolutamente mia, ma è del Massachusetts Institute of Technology di Boston, il famoso MIT, di sintetizzare questa presentazione parlando di atomi e bits, cioè realtà fisica e dati. Questo è l'orizzonte in cui iniziamo a muoverci e da cui iniziamo ad esplorare passo passo il biennio. Allora, iniziamo da questa foto che abbiamo di fronte. Domanda, adesso metto in crisi Giulia, ok? Vi faccio una domanda, secondo voi che città è? Questa immagine Esatto. Las Vegas o Los Angeles, non lo so. Los Angeles, esatto, Los Angeles, un certo tipo di luce, un certo tipo di paesaggio, le colline sullo sfondo, le auto, le scritte, le macchine, il McDonald's e così via. In particolare l'ho cercata su, è utile partire da Los Angeles per quale motivo? Perché chiaramente Los Angeles è la città dove si è creato
l'immaginario contemporaneo, la città delle immagini in movimento, come viene soprannominata dispregiativamente Los Angeles, è Pencil Town, la città di cartapesta, dove tutto è realtà e finzione allo stesso punto. Questo in particolare mi piaceva abbastanza la foto, perché non sia niente di particolarmente artistico, è Sunset Boulevard, una delle strade più importanti in assoluto di Los Angeles, nonché famosa, titolo di un famoso film del 1950. La cosa curiosa di Sunset Boulevard, che prosegue, è lunghissimo, segue su quelle colline e di seguito si trovano la casa di Hugh Hefner, proprietario di Playboy, e la University of California Los Angeles, UCLA. Quindi questo tipico accostamento losangelino. Però perché partire con questa foto? Questa foto, secondo il linguaggio che stavo dicendo prima, appartiene al mondo degli atomi. Appartiene al mondo degli atomi perché è la rappresentazione di una realtà. Il fotografo ha deciso di posizionare il cavalletto in un determinato punto, ha creato il frame in una determinata maniera e da questo ha deciso di rappresentare la realtà losangelina, ha deciso di rappresentare il Sunset Boulevard. Però questa è la superficie, questo è il livello, usando un vocabolario che appartiene a Erwin Panofsky, il livello iconografico di questa foto. Cioè, noi abbiamo delle palme, abbiamo un McDonald's, abbiamo dei palazzi, eccetera, eccetera. Però la mia domanda va oltre questo. Vi vorrei chiedere, secondo voi, questa foto che cosa racconta all'interno di quello che vediamo? Scrivete pure in chat, poi Giulia ci racconterà la sintesi. È una domanda che vi sto facendo. Se dovessi chiedervi che cosa ci sta raccontando questa foto, che cosa abbiamo di fronte? Non c'è una risposta giusta, una risposta sbagliata. Lasciatevi spionare da questo immaginario. Vedo che siete timidi, giusto? Abbiamo Natalia Orlandi che dice una vita frenetica, caos, un sogno, routine e servizi, l'uomo da una parte e la natura che fa da sfondo. Guardate, va benissimo così quello che avete detto, nel senso che nessuna di queste risposte è giusta, nessuna di queste risposte è sbagliata. Semplicemente nella lettura di questa immagine voi siete andati ad aggiungere un livello di senso che ci racconta qualcosa che noi non vediamo immediatamente con i nostri occhi, ma comprendiamo con il nostro cervello. E potevano essere tante cose differenti. Guardate quante macchine abbiamo di fronte, ne avremo un centinaio. Ognuna di queste macchine contiene una o due persone, quindi 200 vite. Abbiamo la storia di tutti questi negozi, servizi, abbiamo tutte queste piante, abbiamo le case sulla collina, cioè questa foto di per sé è un'immagine, ma allo stesso tempo è un serbatoio di storie. Questo è un mondo di atomi, un mondo che abbiamo di fronte ai nostri occhi, ma allo stesso tempo è anche un mondo che potenzialmente può aprire tantissimi discorsi. Vado sulla seconda foto. Sulla seconda immagine. La prima immagine ci ha rappresentato Los Angeles in una certa maniera. Anche questa immagine che abbiamo di fronte in questa immagine, ok, in questa tabella, ci racconta Los Angeles. In particolare che cos'è? Los Angeles ha un database pubblico di dati che riguardano la città, dall'inquinamento ai crimini. Ho preso uno screenshot del database che contiene 2 milioni di righe dei crimini accaduti a Los Angeles negli ultimi 10 anni. Chiaramente qua non siamo più nel mondo di prima, qua non siamo più nel mondo delle belle immagini, delle strade, del calore che ci raccontava il tramonto in Sunset Boulevard, quella foto. Adesso siamo invece in un mondo fatto di date, luoghi. C'è una sezione crimini, dal furto al furto di auto, alla rapina, alla truffa, al vandalismo e così via.
Questo per noi è il mondo dei dati e dei bit. Cioè qua abbiamo una maniera di rappresentare la città di Los Angeles che non è più quella di prima. Abbiamo una maniera di rappresentare la città di Los Angeles fatta fondamentalmente di numeri e di parole, ma anche questo noi è una rappresentazione. È una rappresentazione più astratta, ma è una rappresentazione che contiene tanti livelli di senso, non dico quanti quelli precedenti, ma che contiene uno spazio di apertura del senso, anche in questo caso enorme. Leggiamo la penultima riga da sinistra a destra. In un giorno di gennaio XY, nell'area centrale di Los Angeles, c'è stato un report di un crimine che consisteva in vandalismo, che è stato commesso, non vedo i dati, da una persona di una determinata età e di un determinato sesso. Questo è un input di una storia. Chi è questa persona? Cosa ha fatto? Perché l'ha fatto? A chi l'ha fatto? Ok? E allora, con questa seconda slide, quello che vorrei mettere alla luce è proprio questo. Da un lato abbiamo una modalità di lavoro che è scegliere un punto di vista, accendere la telecamera e inquadrare qualcosa. Inquadrare una porzione di mondo, ma una porzione di mondo che ha una chiave di lettura che noi come autori andiamo a fornire. Dall'altro lato abbiamo un sistema di dati che anche in questo caso ci racconta determinate storie. Chiaramente questi dati non sono un progetto audiovisivo, ma questi dati, come la città di Los Angeles di prima, possono diventare un progetto audiovisivo. Il punto quindi su cui iniziare a lavorare presentando questo documentario è questa chiave di lettura. Abbiamo due sistemi di, scusatemi, utilizzo questa parola, di significazione. Uno chiamiamolo banalmente rappresentazione della realtà, l'altro chiamiamolo banalmente intabellamento di dati riguardo alla realtà. Ma nessuno di questi due sistemi è significante di per sé. Dobbiamo noi come autori costruire dei livelli di senso che diano nella forma della narrazione un significato a quello che ci troviamo di fronte rispetto al mondo. Ed ecco quindi che incrociamo l'asse della narrazione con due possibili fonti di significato, da un lato il mondo fisico, dall'altro il mondo dei numeri e delle parole. Il biennio vuole lavorare in questa maniera, vuole usare questi due enormi serbatoi, ok, che contengono al loro interno delle possibilità di senso che l'autore, l'artista che vuole frequentare questo biennio può andare a esplicitare. Vado su una slide successiva. Anche qua domandina. È un'inquadratura non immediatamente comprensibile per chi non avesse visto il film, ma vi chiedo, che film è? Questo è difficile. Dicono Mulholland Drive. Ah beh, ma qua abbiamo gente che ha successo. Assolutamente, bravissimi. Grande Fabio. Grande Fabio, bravo, perché ho scelto un'inquadratura non banalissima. Chi ha visto il film si ricorda benissimo il Club Silenzio, ma questo è il momento in cui Rita e Betty entrano nel Club Silenzio. Perché volevo introdurre questa inquadratura? Perché una delle domande che si potrebbero porre riguardo al biennio è perché documentario e non fiction. Ci sono tantissimi motivi per cui abbiamo scelto di non lavorare sulla fiction, però vorrei parlare di David Lynch, perché proprio David Lynch, che pure fa film con attori, fa un discorso linguistico che non è assolutamente un discorso linguistico banale. Cioè Mulholland Drive, che ormai ha 19 anni, 20, è considerato tra l'altro probabilmente con In the Mood for Love di Wong Kar-wai il film migliore fatto in questo secolo, anche se io l'ho dovuto vedere 3 volte dal 2001 a oggi per capire di che cosa parli effettivamente questo film. Anch'io. No, sì, e ho dovuto studiarlo, proprio studiarlo nel vero senso della parola per capire il senso di Mulholland. Perché volevo
però metteva alla luce un autore che non fa documentari come Lynch introdurre tramite Mulholland Drive, perché Mulholland Drive, come sa chi l'ha visto, e consiglio comunque di vederlo pur nella sua difficoltà linguistica, è un film metalinguistico, è un film in cui la grandissima estrema abilità di Lynch va a problematizzare il linguaggio cinematografico, le strutture narrative, in maniera da quasi andare a dissolvere la storia. Difatti uno dei grossi interrogativi la prima volta che si guarda Mulholland Drive è: ma io di preciso che cosa ho visto? Non lo sappiamo. E anche Lynch dice: non importa. Perché? Perché anche se questo è un film fatto con gli attori in carne e ossa, ha una logica, come Lynch dice, che è quella del sogno. E quindi anche qua abbiamo un regime di significanti differenti. Che cosa voglio raccontare? Quando usiamo la parola, usando un autore che non è documentarista come Lynch, quando usiamo la parola documentario, non siamo in ambito National Geographic, ok? Per l'amor di Dio, grandissimo rispetto per National Geographic, perché riesce a raccontare e a visualizzare aspetti del mondo che nessun altro probabilmente ha gli strumenti estetici e produttivi per riuscire ad andare a raccontare. Il punto però è questo. Non è tanto quella la direzione che vogliamo prendere. La direzione è quando Lynch fa un'inquadratura come questa del Club Silenzio, di nuovo, non ci sta raccontando la storia di due, una bionda e una mora, di due belle donne che stanno andando a vedere uno spettacolo. Prima abbiamo avuto un pezzo di una visione notturna, abbiamo avuto prima una delle due protagoniste che si sveglia in sogno dicendo la parola silenzio. Poi abbiamo avuto un camera car per Los Angeles esteticamente meraviglioso che le ha portate qua. E il luogo del teatro, in cui il Club Silenzio, in cui segue la rappresentazione, la canzone di Rebecca Del Rio, sappiamo che è un luogo tra realtà e finzione, in cui quello che vediamo non è quello che vediamo. Lynch ha questa grandissima abilità di problematizzare le immagini e di renderle dei serbatoi di contenuto. È questo l'approccio che vogliamo avere, non nel mondo fiction, nel mondo delle immagini. Portiamo alla luce delle immagini estremamente contemporanee che siano veramente per lo spettatore dei serbatoi da cui attingere dimensioni di senso complesse. Dopo questa slide faccio un salto ulteriore. Lynch è un autore che punta la camera di fronte a uno spazio, a un luogo fisico. Qua invece siamo di fronte a una delle immagini di nuovo più scioccanti che siano state prodotte nella storia del cinema. Nel 1969, quando Stanley Kubrick fa 2001 di sé nello spazio, che cosa sta facendo? Crea degli immaginari. Non so se ve la ricordate questa, siamo verso la fine del film, è la sequenza dello Stargate. È la sequenza in cui Kubrick ci racconta l'ultimo viaggio interstellare del nostro protagonista, che lo porterà poi a quella misteriosissima stanza in cui le linee la struttura temporale è completamente collassata. E che cosa succede nello Stargate? Kubrick lavora con Douglas Trumbull per 2 anni, uno dei più importanti scenografi della storia del cinema, e crea delle immagini assolutamente inedite. Queste immagini dello Stargate. Peraltro, per chi volesse fare della ricerca, ci sono su internet delle interviste su come Kubrick, usando dei mezzi analogici e non digitali, sia riuscito a confezionare questo viaggio di alcuni minuti interstellare che è diventato totalmente paradigmatico nella storia del cinema. Io non dico che l'obiettivo del biennio è portare agli studenti alla creazione dei nuovi Stargate. Qua ci vogliono sforzi cognitivi ed estetici e anche parzialmente produttivi enormi. Però quello che voglio chiaramente dire è questo. Abbiamo alcune immagini che non sono state ancora generate. Le strumentazioni contemporanee digitali ci consentono di creare queste immagini. E allora,
in questo corso di Nuove Tecnologie per l'Arte, una delle linee che vogliamo esplorare è esattamente questa. Che tipologia di immagine che tipologia di immagine è nuova nella contemporaneità? Questa immagine, che è ancora un'immagine abbastanza fredda, no, un'immagine che per certi versi è ancora un'immagine, passatemi la parola, non da critico, molto potente, a 50 anni, 51, cioè è passato mezzo secolo, ok? E tuttora questo tipo di immagine è in grado di stupirci. E poi, come sapete benissimo, se guardate i film, questo immaginario creato da Kubrick, noi andiamo a ritrovarlo veramente ovunque, ok? Ci stanno provando tutti, detto in altre parole, a rifare 2001 Odissea nello spazio. Forse, qua magari ci sono certe persone che non saranno assolutamente d'accordo, Christopher Nolan ci ha provato ma non ci è riuscito con Interstellar, magari c'è qualcun altro che ci è andato un po' più vicino. Detto questo, chiudiamo la parentesi perché non stiamo parlando di questo. Stavo per dirlo io, guarda. Ogni tanto, diciamo Terrence Malick, che ha centrato l'obiettivo con The Tree of Life, ancora meno di Nolan, però basta, finito. Scusate, ma ogni tanto è anche interessante divagare. Adesso vi faccio vedere un video per puntualizzare meglio di che cosa parliamo quando parliamo di creazione di immagini, perché per ora sembra che noi siamo, vi abbia portato di più nella direzione del documentario. No, adesso vi volevo far vedere questo. Ops, scusatemi, ho sbagliato tasto. Allora, l'audio era asfissiante, quindi l'ho tolto dalla riproduzione di questo video, ok? Lo potete trovare senza problemi online se mettete Ikeda New York. Questa è una è una installazione fatta da uno dei principali media e sound artist contemporanei di Ikeda. Che cosa stiamo vedendo qua? Avrei voluto innanzitutto, immagino come tanti fra voi, avere la possibilità di essere all'interno di questa performance. Che cosa abbiamo? Una cosa che è lontanissima da Kubrick, che siamo anni luci distanti da quella bellissima immagine del Sunset Boulevard. Ma anche questo è un territorio che noi vogliamo andare a esplorare. Con la parte di Creative Technologies, noi non vogliamo andare a lavorare su un codice che sia fine a se stesso. Noi vogliamo andare a lavorare su quei sistemi espressivi basati sul codice che permettano di portare alla luce immagini di questo genere. Perché? Perché è un'esperienza scioccante. Vedere questo lavoro di Ikeda, che ormai, se non mi sbaglio, ha già una decina d'anni, è qualcosa di completamente alieno ai tipi di immaginari che abbiamo normalmente. Chiaramente qua Ikeda non ha fatto un PowerPoint proiettato a velocità rapidissima, ok? Chiaramente qua tutto un sistema generativo dietro queste immagini di suoni e di luci, un sistema in cui ovvero è stato programmato un algoritmo che ha prodotto randomicamente tutta una serie di immagini e di suoni che sono stati settati. Qua abbiamo uno dei pezzi del lavoro che dobbiamo fare, l'altro pilastro del biennio. Noi vogliamo il primo anno lavorare sul mondo di atomi e bits in maniera omogenea, perché tutti gli studenti lo affrontino e perché tutti gli studenti si interfaccino sia con quello spettro di immagini che va da Sunset Boulevard a queste linee. Okay? Il secondo anno lo studente va a scegliere se andare nella direzione di Sunset Boulevard, andare nella direzione della produzione di questo tipo di immagini. Per noi sono i due macro, dal punto di vista estetico, sto dicendo, ok? Dal punto di vista iconologico, sono i due macro settori verso cui vogliamo muoverci. E un'altra questione che vorrei aggiungere, ok? Questa immagine, Peter Greenaway alcuni anni fa viene a Milano e fa un'operazione visiva fra le più significative fatte in questa città negli ultimi anni.
che è Peter Greenway, un regista dell'avanguardia inglese, Giardino Compton House, Il fuoco e il ladro, la moglie, sua moglie l'amante, come sa, per chi conoscesse questo tipo di film, film che hanno degli immaginari e che hanno proprio un'architettura cinematografica molto, di solito caratterizzata come grottesco, ma molto precisa e molto diretta. Greenway che cosa fa? Prende l'ultima cena di Leonardo e costruisce tramite movimenti, soprattutto di luce e proiezioni, un nuovo livello iconografico sopra l'ultima cena. Non voglio addentrarmi nello specifico del lavoro fatto da Greenway, però ho usato questa slide per evidenziare un altro aspetto. Quale aspetto? C'è tutto un mondo, chiamiamolo pure footage, se volete, c'è tutto un mondo di immagini già prodotte nella storia. Per noi prendere queste immagini e rielaborarle e riproporle è un'ulteriore linea progettuale. Non voglio citare i lavori di Richard Prince, artista americano famoso per le appropriazioni, che prendeva pezzi di comunicazione pubblicitaria, ne isolava alcuni aspetti, il più famoso è il Marlboro Man, e lo faceva diventare opera d'arte. Il lavoro che vogliamo andare a proporre non si colloca nelle arti visive, si colloca nei media ed è un lavoro più complesso. Ve lo potrei riassumere in questa domanda. Immaginate che entrate in una classe del biennio, il docente vi dia Guernica o l'ultima cena Leonardo, la scuola delle tene di Raffaello, e che vi dica, attraverso determinati metodi, poniamo fatti semplicemente di sovraproiezioni, adesso narrativizzate 5 minuti a partire da questo quadro. Ecco, questa è un'altra tipologia di lavoro che assolutamente vogliamo andare a esplorare. E mi collego poi di nuovo con Milano, perché qua 2 o 3 anni fa, purtroppo, era così tanto soldato questo lavoro che impossibile per quasi di vederlo. Iñárritu, regista messicano, immagino noto a tanti, da Birdman a The Revenant a 21 Grams, Beautiful, Amores Perros, eccetera, fa un lavoro per cui prende un Oscar speciale. Questo lavoro è intitolato Carne y Arena. Questo è un'immagine postata dalla backstage di Carne y Arena. Vi voglio far vedere il video con cui è presentato su internet. No, scusatemi, sono avanzato una slide. Eccolo. Scusatemi, PowerPoint ha bisogno in questo momento di ostracizzarmi. Professor Bianchi, le posso chiedere? Utente Giulia ci chiedeva il nome dell'installazione, quella dove ha tolto il suono. Diceva Ikeda, forse? Sì, adesso vado a ritrovarla subito. Un secondo che chiaramente sai, stiamo lavorando tutti da casa e quindi vedere, attendiamo risposta, ok? Vado a ritrovartela subito, non appena si è ripristinato questo problema, ok? È stata fatta all'Armory, ho un buco di memoria, adesso non me lo ricordo. Facciamo una cosa, intanto preferisco riavviare il programma. Se Giulia vuoi andare full screen e inizio a raccogliere alcune domande, va bene? Sì, ne abbiamo ancora poche. Ricordatevi che c'è la sezione Q&A in basso. E okay. Se avete delle domande per il professor Bianchi, possiamo cominciare a chiederle. Comunque, di solito le domande sono sulle ammissioni, come fate le selezioni, certo. Se ci vuole il portfolio. Okay, forse ci può rispondere Bruno nel frattempo. Guarda, sono riuscito a farvi partire. Okay. Microsoft è stata più clemente della norma, quindi
No, mi avevi mandato su quella successiva. Posso ripartire con il video? Allora, siamo su Carmine e Elena. Guardate quello che sta succedendo. Che cos'è Carmine Arena? È un video interattivo, è un video di realtà virtuale. Professor Bianchi, mi scusi. Sì. Non vediamo ancora il video. Tutto. Non vediamo il video. Ok, perdonatemi. Allora, riparto subito, altrimenti lo racconto, non c'è assolutamente nessun problema. Adesso come sta andando? No. Non vedete neanche me? Sì, sì, la vediamo. Ah, ok, va bene. Allora, senza nessun problema, vi racconto che cosa avrei voluto farvi vedere. Poi magari faccio un follow-up facendo vedere le varie immagini che volevo commentare. Allora, magari se rifà share screen, forse... Sì, guarda, sto di nuovo facendovi partire tutto e ritorno in share screen. Ok. Perdonatemi, piccoli inconvenienti tecnici che in questo periodo di mondo iperconnesso. Il bello della diretta. Esatto. Sì, il famosissimo bello della diretta. Ok, zoom. Ok, un attimo che ritorno su zoom. Perdonatemi, devo prendere 2 minuti. Ok. Voi non mi vedete ancora, giusto? Sì, la vediamo, ma non vediamo la presentazione. Allora, adesso ho rinunciato lo schermo. Vediamo un attimo. No, PowerPoint mi sta facendo qualche problema. Perdonatemi. Vi dispiace se resetto un attimo in un minuto il sistema, intanto do la parola a Bruno. Certo. Grazie mille. Grazie. Ci rivediamo fra pochissimo. Bruno, sì, magari se diamo qualche indicazione per le ammissioni, il portfolio, che tipo di profilo cercate. Ok, allora, vedevo infatti nell'area di domande e risposte la domanda sul background tecnico artistico la lasciamo al professor Bianchi, che è alquanto dettagliata più sulla parte proprio legata alle competenze e ai contenuti del corso. L'altra domanda, triennale di lettere moderne, potrebbe essere adatto o avere troppe lacune? Ma allora, è simile alla domanda di prima. Le domande sui requisiti racchiudono anche le domande sulle competenze tecniche che sono richieste per non trovarsi in difficoltà seguendo i corsi. Quindi questo genere di domanda la lasciamo al professor Bianchi, perché si entra appunto anche nel dettaglio, per esempio, della conoscenza di alcuni software, alcune competenze che sono molto legate all'uso degli strumenti che si fa durante il corso. Per quanto riguarda invece la parte più generale d'ammissione, come appunto chiedono per esempio anche le borse di studio o la procedura di ammissione, le tempistiche, le scadenze, anticipo magari un pochino quello che avrei detto a fine presentazione. Il biennio Nuove Tecnologie dell'Arte parte per la prima volta a ottobre di quest'anno. Come tutti i bienni specialistici, ha 2 edizioni, la prima a ottobre e la seconda a febbraio 2021, quindi comunque in base anche a quando vi laureate potete scegliere se iniziare il corso a ottobre oppure a febbraio. Ci sono delle scadenze, poi sono tutte date e informazioni che troverete anche nelle brochure che saranno caricate nella mail di ringraziamento che vi arriverà nei prossimi giorni. Scadenze di ammissione per tutti quelli che vogliono entrare nel corso a ottobre 2020, hanno tempo per presentare la domanda entro il 9 settembre oppure entro il 20 gennaio per chi vuole entrare a febbraio 2021. E
Vedo che sei pronto col video, Amos. Sì, guarda, provo a farlo partire, altrimenti vado a... Se... Dimmi tu. Sono andato sul video. No, no, ne parlo assolutamente. Prima riprendo il discorso di prima, scusate per questa interruzione. Okay. Ho sentito quello che diceva Bruno e assolutamente poi vado a rispondere a tutti. Guardatemi, datemi ancora 10 minuti di attenzione, perché eravamo prima arrivati al discorso di Bruno e avevo introdotto Ignarito. Perché la questione di Ignarito? Perché è stato uno dei lavori di virtual reality più importanti fatti in assoluto. Qual è la questione della virtual reality? Poi magari tramite Giulia, tramite te Bruno, farò un follow up con i partecipanti con qualche link che sarebbe interessante andare a vedere per capire qual è l'immaginario in cui ci muoviamo. Che la virtual reality pone una sfida tremenda a chi progetta il video. Perché? Perché lo spettatore non è più fisso, lo spettatore si muove all'interno del set e i meccanismi di produzione della virtual reality non sono solamente adattare un'immagine in maniera da renderla tridimensionale. I meccanismi di produzione della virtual reality sono assolutamente complessi. Noi ci muoviamo nello spazio con determinati istanze che andiamo a rappresentare, quindi siamo molto più vicini al mondo, se vogliamo, dei videogame quando andiamo a concepire il nostro progetto audiovisivo. Ma allo stesso tempo la virtual reality non vuole raccontare storie nella direzione dell'intrattenimento. La virtual reality ha l'obiettivo di rimediare istanze caratteristiche del cinema e portarle all'interno di sistemi di visione partecipativi e interattivi che abbiano un coinvolgimento speciale dello spettatore. Se la domanda a questo punto è: ma volete come biennio seguire la strada della virtual reality? La risposta è sì. La consideriamo come una delle forme strutturali della comunicazione audiovisiva del prossimo decennio. E quindi è vero che non ci sono ancora tecnologie standard, è vero che non ci sono ancora metodi di produzione standard, però assolutamente un biennio di nuove tecnologie per l'arte non può prescindere dall'insegnamento del progetto audiovisivo nell'ambito virtual reality. E un altro progetto che vorrei farvi vedere è stato... Siamo da un regista sofisticatissimo che viene esposto alla Fondazione Prada, adesso torniamo assolutamente a un mondo mainstream. Non so se qualcuno fra voi ha Disney Plus, ma se avesse Disney Plus è possibile che abbia visto questo. Chi lo riconosce? Che prodotto era? Qualcuno dicono è in grado di... Mandalorian, assolutamente. Continuo con la proiezione. Che cos'è Mandalorian? È uno spin-off di Guerre Stellari, ok? Non mi ricordo se si è ambientato tra il 3 o il 4 dal punto di vista della narrazione della saga di Guerre Stellari, sicuramente qua ci sarà qualcuno di molto competente su questo, o tra il 4 e il 5. E racconta l'ovvia di un cacciatore di taglie, il Mandaloriano. Ok, e che cosa stiamo vedendo? Potrebbe sembrare che stiamo vedendo il normale immaginario di Guerre Stellari. Questo è Jon Favreau, che compare anche negli Avengers, produttore di questa serie, 8 episodi, circa 30 minuti l'uno. Perché Mandalorian è così importante? Perché la Light and Magic l'ha filmato in questa maniera, l'ha filmato totalmente all'interno di un virtual set. Scusatemi, non mi sono ancora abituato all'utilizzo di questi tremendi tanti, ok? Guardate qua. Qual è la questione? La questione è che tutti i fondali di Mandalorian sono fatti in digitale. Praticamente la Light and Magic ha creato un grossissimo cubo nero, ok, in cui ha posto gli attori che facevano determinate scene, ha posto determinati oggetti di scena, ma tutto il resto
è tutta immagine, non proiettata, scusatemi. Immaginate come un sistema sofisticatissimo di LED il cubo che state vedendo in questo momento. Qual è la cosa sconcertante della produzione di Mandalorian? È che noi nel film abbiamo visto una quantità incredibile di esterni, ma gli attori non sono mai stati in questi esterni. Mandalorian è totalmente creato all'interno di questo set virtuale. Una delle ambizioni che abbiamo come biennio è andare a lavorare esattamente su questa tecnologia. Qual è la questione del set virtuale? Anche qua vi manderò un paio di link interessantissimi da questo punto di vista. Che noi possiamo programmare qualsiasi set, punto primo. Non serve semplicemente riprendere il Grand Canyon e poi metterlo nel set virtuale. Serve un processo algoritmico basato sulle intelligenze artificiali che permetta di portare il Grand Canyon lì. Ma possiamo manipolare subito le immagini. Possiamo cambiare le luci artificialmente. Un set come quello di Mandalorian consente di porre le luci all'interno del LED wall, in maniera da illuminare di più o di meno certi pezzi di scena. Non funziona una scena, consente direttamente di aggiungere degli elementi all'interno di essa. Questo è un progetto ambiziosissimo, ma questa è la linea di ricerca tecnologica che vogliamo introdurre proprio all'interno del biennio. E come? Beh, chiaro, partiamo da dotazioni di Nava, partiamo da certe strutture di spazi, partiamo da tutta una serie di attrezzature di montaggio, attrezzature di ripresa, attrezzature riguardanti l'interattività che stiamo ampliando, lavoreremo all'interno della scuola per questi obiettivi, ma abbiamo già messo in cantiere che lavoreremo anche al di fuori della scuola per fare quello che vogliamo fare. In sintesi, che cosa noi vogliamo che lo studente sia in grado di fare questo biennio? Che sia in grado di leggere la realtà, ma di leggere anche il mondo dei dati, e sia in grado di manipolare la realtà o il mondo dei dati in una struttura matrice. Se qua abbiamo la realtà e qua abbiamo i dati, noi possiamo penetrare attraverso questi due livelli sia attraverso la tecnologia digitale, sia attraverso la tradizionale tecnologia cinematografica o abbinando entrambe le tecnologie. Con quale obiettivo? Raccontare storie. Noi non vogliamo creare immagini da visire, immagini belle in quanto belle, noi vogliamo creare installazioni documentari che abbiano come riferimento i festival da Ars Electronica Linz, verso cui normalmente queste storie sono... Scusatevi, sono andato forse un po' lungo anche per i problemi tecnici, però diciamo che abbiamo un po' di tempo per discutere su tanti aspetti, quindi prendiamocelo senza problemi. Lascio la parola a Giulia e Bruno per la gestione di questo momento e se siete ancora qui vi ringrazio per l'attenzione. Non esitate a chiedere. Grazie mille, professor Bianchi. Sì, come diceva Bruno prima, forse cominciamo con le domande sulle modalità di accesso. Sì. Allora, che requisiti ha il biennio? Faccio un discorso generale. Come avete capito, da questa presentazione ci sono tanti livelli progettuali all'interno di questo biennio. In generale noi vorremmo avere in aula studenti con un interesse a raccontare storie, con un interesse a creare immagini. Una cosa di cui non ho parlato, però c'è un altro aspetto, i progetti sono audiovisivi, quindi anche suoni totalmente contemporanei. Chi è un candidato che entra senza problemi in questo biennio, chi ha già fatto un triennio di media, chi ha già fatto un triennio di nuove tecnologie, ma anche chi abbia competenze informatiche che però vuole dirottare in un ambito audiovisivo, orientare in un ambito audiovisivo creativo. Sentivo prima uno studente che aveva fatto lettere e voleva entrare. Allora,
Diciamo che in questo caso vorrei innanzitutto avere un colloquio per capire la motivazione che porta da un percorso come lettere a un percorso che si chiama nuove tecnologie, ma non c'è nessun pregiudizio in questo senso, io stesso vivo da filosofia, per capirci, quindi mi immedesimo benissimo in chi arriva da un mondo di humanities e si trova di fronte a una presentazione del genere. Dovrei chiedere di colmare un debito di ingresso che sia un'acquisizione che può essere fatta anche completamente in autonomia, quantomeno di competenze di base di manipolazione di immagini, ok? Quindi una grafica vettoriale e una grafica bitmap e fondamenti di montaggio, ok? Perché vedremo come si struttura la composizione della classe, però questo biennio, su questo preferisco essere chiarissimo, non, è un biennio in cui la tecnologia è completamente al servizio dei progetti, ok? Quindi non faremo ripassi lunghi un semestre dell'ambito tecnologico. In base alla composizione delle classi, sicuramente all'inizio del primo semestre dedicheremo del tempo per standardizzare delle competenze, però non partiremo da zero. Quindi noi, se uno studente avesse una motivazione molto forte, io in seguito a colloquio notificherò il cosa e il come va colmato prima del primo giorno di corso. Poi il fatto di lavorare durante l'estate nella recupero di certe nozioni chiaramente non consentirà a questo ipotetico studente di acquisire quello che gli studenti hanno fatto in 3 anni, ma che cosa gli consentirà? Gli consentirà di essere immediatamente operativo in aula. Che cosa significa essere immediatamente operativo in aula? Avere la consapevolezza di che sia un progetto audiovisivo tecnologico, prima di tutto, e avere la consapevolezza all'interno dei gruppi di lavoro che inevitabilmente si andranno a creare di quale sia il proprio ruolo, ok? Per fare Mandalorian non serve solo essere maghi dell'intelligenza artificiale. Mandalorian è una storia, Mandalorian è una determinata concezione della regia filmica, il regista è a volte uno che non mette manco le mani sulla telecamera, ma progetta nella propria mente una successione di immagini che abbiano un determinato senso e così via. Mi sono un po' dilungato, ma sintetizzo. In linea teorica, chi non ha competenze tecnologiche o ha competenze tecnologiche abbastanza basse, sì, previo colloquio di verifica della motivazione, degli obiettivi rispetto all'ingresso in questo biennio e previo patto, ok, nel caso si voglia entrare, a colmare certe lacune di base che comunque costituiscono una soglia di sbarramento. Cioè, primo giorno di lezione, se non si è mai aperto un Adobe Premiere, diventa un incubo, vi faccio buttare via del tempo, ok? Quindi su questo siamo corazzati per dare le informazioni che servono per essere operativi in classe. Quindi una persona, per esempio, che è laureata in lingue potrebbe pensarci se comunque ha usato un po' di programmi, ha avuto esperienza tecnica un pochino. Sì, sì, diciamo due livelli molto semplici. Se ha un interesse e una comprensione di che cosa sia l'audiovisivo, ok? E soprattutto che abbia gli strumenti che si impegni entro il 1 ottobre, ipotetico primo giorno di corso, a fare delle ore in autonomia su delle tutorial piuttosto che altre cose che noi provvederemo, ok, in maniera che entri allenata all'interno o allenato all'interno del gruppo classe. Perfetto. Una domanda, la finalità del corso, che sbocchi lavorativi ti immaginano e ex studenti che percorsi hanno fatto magari?
Allora, non abbiamo esperienze di studenti essendo la prima attivazione, però in NAB abbiamo una lunga storia nell'ambito media. Chi esce da questo corso ha una competenza nella progettazione audiovisiva forte. Su questo non ci piove. Che cosa vuol dire? Che avrà acquisito delle competenze nella regia, montaggio, uso delle nuove tecnologie, eccetera, eccetera, che gli permetteranno di collocarsi sul mercato audiovisivo, mainstream o meno. Mercato audiovisivo che cosa significa? Significa quello delle televisioni, ok? Quello delle aziende che hanno reparti comunicazione che si occupano di questo tipo di produzione, quello di tutte le case di produzione, cioè quelli di coloro che concretamente fanno e montano i film. Queste competenze vanno dalla regia al montaggio, alla preproduzione, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che questo è il settore di mercato mainstream. Poi però noi vogliamo, perché? Perché essendo questo frullatore, quel tipo di competenze per forza lo si acquisisce. Poi però la nostra ambizione è che orientare la didattica a fare una tipologia di lavori che classifichi gli studenti in ambito autoriale. Che cosa vuol dire? Noi faremo ogni anno, o molto probabilmente ogni semestre, dei progetti audiovisivi che hanno come obiettivo quello di essere iscritti ai festival. Sundance, Locarno, Toronto, Venezia, Cannes, Ars Electronica, Sonab di Barcellona, eccetera. Cioè noi abbiamo una doppia linea, quel mercato e quello dell'autorialità. Ok? Per cui gli studenti si possono andare a collocare in strutture di mercato, ma anche molto innovative. A Milano ci sono già degli studi banalmente che lavorano con virtual set, come questo che abbiamo di fronte con Mandalorian. Cioè, abbiamo già parlato con loro. Qual è il problema? Che non c'è in questo momento nessuna scuola che in Italia stia formando studenti capaci di realizzare progetti audiovisivi con queste tecnologie. Ok? È quello che vogliamo fare noi, fondamentalmente. Quindi il mercato è quello dell'audiovisivo, un secondo mercato è quello della produzione audiovisiva più innovativa, un terzo mercato è quello dell'autorialità che si declina in un circuito artistico. Perfetto, grazie mille. C'è una persona che sta facendo un corso di abilitazione per l'insegnamento. È compatibile con, potrebbe fare comunque richiesta per il vostro biennio? Si può fare in contemporaneo o no? È un full time, ok? È un full time che significa che ragionevolmente le lezioni, ragionando a spanne, sono un 17-20 ore d'aula a settimana, a cui si sommano altrettante ore fuori aula, altrettante al minimo, ok? Quindi io ho già avuto un'esperienza sui bienni. La questione è, noi trattiamo tutti gli studenti come full time. È demandato allo studente gestire eventualmente altre attività durante la scuola, però noi progettiamo i corsi in maniera che lunedì mattina, venerdì sera, se non sabato, se non domenica, lo studente debba avere delle cose da fare. Chi lavora nell'audiovisivo, attenzione, questa è una premessa che posso, che devo fare chiaramente, le giornate lavorative in questi ambiti, a volte magari si sta fermi per 2 settimane, se si va su un set si lavora tipicamente 18 ore al giorno per una settimana di tutto. Ok, abbiamo una domanda di Rita che dice, la leggo perché è abbastanza lunga, che certo. La motivazione che l'ha incuriosita e spinto a partecipare a questo webinar è stato l'essere completamente affascinata dalla visione delle installazioni effettuate dall'Art Science Museum di Singapore e la voglia di riuscire ad acquisire le conoscenze necessarie. Il corso è in linea con questo tipo di installazioni oppure pertengono ad un altro ambito? Sì, è in linea. Non ho citato molto spesso le installazioni, perché le installazioni che si faranno, ok? Cioè almeno un corso, forse due, questo dipende dalla composizione del gruppo classe, avrà come oggetto un'installazione,
Okay. Il mondo delle installazioni è abbastanza complesso perché ha due macro tipologie. L'installazione sperimentale viene tipicamente comprata dai musei o centri come quello che hai fatto tu. Okay. E poi però c'è un altro tipo di installazione, per esempio qua a Milano si vedono durante il Salone del Mobile, quest'anno purtroppo no, in cui le marche abbastanza importanti chiedono dei concept basati sull'interattività, ok? Quindi molto tranquillamente quello che chiedi è sì, no, non tutto il corso su quello, una tesi è assolutamente legittima su quello, le competenze, certo, tieni presente che il mondo delle installazioni rinnova ogni 6 mesi, ok, la propria tipologia di progettazione. Però le installazioni multimediali interattive sì, nel biennio le faremo. Grazie. Ci sono due domande sul piano di studi, se c'è già un piano di studi dettagliato e dove si può leggere, dove si può guardare. Sì, allora, anche questo lo possiamo procurare assolutamente. In linea di massima il piano di studi si basa su 12 corsi, 30 crediti a semestre, ok? Ogni semestre è basato su 2 corsi di progettazione e un corso di teoria, ok? A grandissime linee. I corsi di progettazione vanno sia nella direzione del documentario, sia nella direzione più creative coding. Quindi che cosa vuol dire? L'utente ogni semestre l'80% del tempo lo passa su progetti. Progetti interni, progetti esterni, con una crescita progressiva. Per dare un'analogia, si parla di bienni, è strano perché l'obiettivo di un triennio è formare lo studente a fare qualcosa, il biennio chiede già un'applicazione massiccia di queste competenze. L'obiettivo di un biennio è far uscire gli studenti con dei lavori significativi che costituiscano il loro portfolio. Okay? Quindi questi contenitori, questi corsi da 120 ore l'uno di progettazione, comprenderanno 1 o 2 progetti l'uno che gli studenti singolarmente in gruppo faranno. I progetti dipenderanno dal tipo di committenza che vogliamo portare in aula e il docente a cui andremo ad affidare la tipologia di progetti. Però di tutte le cose che vi ho raccontato in questa mezz'ora andremo a coprire tutte le tipologie di lavoro. Okay? Però lo stesso sarà quello, ogni semestre ci si porta a casa 2 o 3 progetti, ho un corso di teoria per il perfezionamento su quell'ambito, di modo che lo studente che esce dal biennio abbia una tesi progettuale, un portfolio di 6-8 progetti, alcuni decisi da noi a partire dal secondo anno in base anche a quello che saranno le sue tendenze, e un apparato critico assolutamente contemporaneo. Il piano di studi in sé si chiama a nomi di corso che noi dobbiamo mutuare dal Ministero, che si chiamano metodologia progettuale, progettazione multimediale, comunicazione audiovisiva, eccetera, perché queste sono le parole che il MIUR, che ragiona con lo specchietto posteriore, ci impone di utilizzare. Io preferisco parlare il linguaggio concreto della disciplina e quindi dirvi che faremo documentario, installazione di carattere documentario, installazione interattiva, virtual reality, virtual set e così via, così via, così via. Il piano di studi sarà focalizzato, cioè comprenderà progetti che esplorano queste discipline. Bellissimo, grazie. Abbiamo una ragazza che ci dice che ha un'invalidità motoria, può comunque frequentare? Non entro nello specifico perché chiaramente i temi personali e i temi medici sono importanti. Ti posso dire tranquillamente che abbiamo esperienza nei trienni, okay, di studenti con invalidità motorie e questo è chiaro, te lo dico molto tranquillamente. Gli studenti con invalidità motorie hanno dei problemi molto forti sui set, soprattutto sui set esterni, ok? Perché lì l'utilizzo molto flessibile della fisicità è fortissimo. Per fare un esempio, 2 anni fa uno studente si è fatto una pubblicità di Sky, ok?
in cui ha passato i piedi, ha avuto per 3 giorni consecutivi i piedi in acqua. Ok? Allora, una persona con invalidità motoria che cosa fa? La post-produzione. Noi abbiamo dei bravissimi, uno mi viene in mente soprattutto, uno studente al terzo anno che farà una tesi in post-produzione. Vuol dire progettare tutte le immagini, non tanto filmare, ok, ma post-produrre, progettare tutte le immagini che vedi. Grazie. Allora, una domanda su, cioè la produzione sarà di lungometraggi e cortometraggi o... La domanda è appropriatissima, ok? E capisco benissimo lo spirito di questa domanda. Noi al triennio in NABA portiamo gli studenti alla realizzazione di un cortometraggio. L'ambizione del biennio è di passare dal cortometraggio al mediometraggio, per certo, e questo lo do per scontato, se sarà possibile passare dal cortometraggio al lungometraggio. I progetti su cui stiamo lavorando in questo momento, già a partire dal primo anno, si orientano, di cui stiamo discutendo con i docenti, si orientano tra il mediometraggio e il lungometraggio. Perché chi ha già affrontato la produzione audiovisiva sa che pensare a realizzare un cortometraggio è una cosa, pensare il lungo, il film è un'altra. Tenete presente una cosa anche, senza fare il passo più lungo della gamba, fare un lungometraggio da soli è impossibile. Quindi, quando andremo nella direzione del lungometraggio, andremo nella direzione del lavoro di gruppo, sicuramente. Scusami Giulia, ci ho interrotto, ma mi sembrava No, una postilla significativa. certo, sì. E infine una domanda sulle borse di studio. Ce ne sono delle disponibili? Sì, allora per quanto riguarda le borse di studio, abbiamo diversi bandi dedicati agli studenti che si iscrivono ai nostri corsi biennali e un bando si è concluso per esempio una settimana fa, ne aprirà un altro a giugno, in estate, quindi. Comunque sarete tutti contattati quando apre il bando di concorso. Che cosa prevede? Sostanzialmente di preparare i portfolio con tutti i progetti che ritenete più idonei per appunto presentare la vostra candidatura e i migliori portfolio, i migliori profili, quindi saranno premiati, diciamo, con una borsa di studio. La borsa di studio, quindi basata sul merito, viene selezionata proprio dai nostri professori area leader come Amos Bianchi e va da una riduzione della retta annuale dal 25 al 75%. Quindi ancora un mesetto e aprirà un altro bando di concorso. Perfetto. Abbiamo delle nuove domande che Prego. stanno arrivando. Scusami. Sì, Posso? Scusami se certo. interrompo perché proprio mentre parlavo ho letto una domanda collegata a quello che ho appena finito, quindi che Rita mi chiede. Quindi chi non ha un portfolio è tagliato fuori dalla possibilità di ottenere una borsa di studio? Allora, quando parlavo di più bandi, dicevo che ce ne sono diversi perché proprio la settimana scorsa, quando accennavo al bando concluso, era un altro bando di concorso basato sulla preparazione e valutazione di un progetto che doveva essere realizzato basandosi su un brief diverso per ogni corso specialistico. Bisognava appunto preparare questo progetto, presentarlo e sulla base della preparazione, profilo un po' simile a quello che ho detto prima per il portfolio, si veniva selezionati. Questo bando di concorso era dedicato, diciamo così, per chi non ha un portfolio. Questo nuovo bando di concorso, che aprirà tra un mese, è dedicato, essendo già la prosecuzione dell'altro bando di concorso, a chi ha invece un portfolio. Quindi, per rispondere in maniera molto diretta, se non si possiede un portfolio, il prossimo bando di concorso non è adatto, quindi almeno per questa tipologia di concorso non si può partecipare.
Grazie Bruno. Grazie a te, ti ho interrotto. No. Una ragazza che viene da un corso di informatica chiede se è un percorso al quale può pensare e quali lacune dovrebbe tentare di colmare. La risposta è sì. Proprio abbiamo, nella riflessione sulla progettazione del corso, abbiamo assolutamente preso in considerazione l'ambito informatico, che anzi è un ruolo importante. Quello che chiedo è, anche in questo caso, qual è la motivazione che porta poi a scegliere un corso come questo? A esplicitarla quantomeno, posso intuirla, ma esplicitarla è sempre opportuno. E in questo caso che cosa suggerirei? Allora, il punto per me fondamentale è questo. Questi sono progetti audiovisivi, ok? Attenzione che anche da un punto di vista informatico, avendo un approccio puramente bit dati, ok, codice, si può portare alla creazione di quello che dell'immaginario che abbiamo avuto di fronte. Il punto è semplicemente: qual è il tuo immaginario audiovisivo? Ok, qual è la direzione in cui vuoi andare? Non ti sto dicendo che riuscirai a fare delle immagini meravigliose, dicendo che imparerai un metodo che ti guiderà a creare delle immagini, ok? Quello di sicuro, anche a partire dalla tua competenza, diciamo, di codice, quello che poi è una variabile, ma questa nei bienni è una variabile scontatissima, c'è sempre la componente del talento. Cioè, ci sono certi studenti, con la nostra esperienza di 15 anni nel mondo dei bienni, che sono entrati in una maniera e sono usciti in quella maniera. Alcuni studenti che sono entrati in quella maniera, nel senso proseguendo all'interno della stessa disciplina. Certi studenti che sono entrati e hanno scoperto di avere delle capacità in direzioni che non afferivano il percorso triennale. Quindi è una bella sfida per chi viene da informatica, ma il percorso di studi è anche fatto, pensato per accogliere chi arriva da questo curriculum. Perfetto, grazie mille. E, l'ultima domanda è sullo stage. Non so, non ho capito bene se c'è uno stage nel biennio e quante ore sono necessarie per conseguire il titolo, è la domanda. Allora, lo stage è al terzo semestre. Nei bienni per legge non è obbligatorio, ma è caldamente consigliato. Per darvi dei numeri, noi abbiamo un'opzione tra lo stage e altre attività. Generalmente tre quarti degli studenti scelgono di andare in stage, un quarto sceglie l'Erasmus, corsi integrativi, cose di questo genere. Il progetto dello stage è questo: gli studenti al terzo semestre, cioè nella prima metà del secondo anno, incontrano il Career Service di NABA, vengono, passatemi la parola, è orribile, ma sono le parole tecniche, profilati, cioè si capisce che cosa sono in grado di fare, che cosa vorrebbero fare, si mette a sistema il loro curriculum e portfolio e in base all'offerta formativa che c'è a disposizione, di posti di stage che ci sono a disposizione, NABA fa incontrare la domanda e l'offerta. Quindi ci sono gli stage? Sì. Vi guidiamo? Sì. È obbligatorio? No, perché non è obbligatorio per legge, però vi mettiamo in condizione, qualora vogliate fare lo stage, di farlo. Perfetto, grazie mille. Siamo arrivati alla fine delle domande e volevo ricordare che... Ah no, ce n'è un'altra, scusate. Dai, Giulia, fammi scoprire un'altra. Saremo qui tutta la sera se continuano ad arrivare. È una domanda sul colloquio individuale, come si può fissare sì. Un colloquio individuale? Sì, guarda, allora, in questo periodo il colloquio individuale ovviamente sarà telefonico, perché non possiamo accogliere persone, visitatori nel nostro campus. Puoi semplicemente inviare una mail, tra l'altro tutti i dettagli arriveranno anche nella mail di ringraziamento che Doxy ti invierà nei prossimi giorni. Comunque puoi richiedere di essere ricontattata telefonicamente inviando una mail a infomaster@
naba.it. Quindi mandi una mail dai tuoi recapiti telefonici e ti ricontatteremo quasi subito. Quindi il primo step è inviare una mail all'ufficio orientamento. Sì, per la mail di ringraziamento che vi arriverà tra o domani o dopodomani, dove ci sarà la registrazione del webinar, forse dei link che il professor Bianchi ci darà e soprattutto i contatti NABA per fare le vostre application, le date di scadenza da ricordarvi, tutti i dettagli da tenere in mente. Sì. Mi inserisco molto brevemente, guarda, ci tengo molto a inserire all'interno di questa mail non molta cosa, 4-5 link, richiederanno per la visione una ventina di minuti, non di più, ma se siete interessati per favore guardate, perché con questi link cerchiamo di fotografare le linee di tendenza di crescita di ricerca che intendiamo mettere nel biennio. Quindi servono a ricostruire un po' l'immaginario in cui intendiamo collocare gli studenti per un paio d'anni e per abbastanza importante che voi abbiate, se siete motivati, questo tipo di informazione. Grazie mille Giulia, scusami. Grazie a voi, grazie a tutti di esservi collegati, di essere rimasti con noi, grazie professor Bianchi. Grazie a voi. Grazie Bruno Paradiso, questa grazie è la webinar di NABA sul biennio specialistico in nuove tecnologie dell'arte. Vi saluto, vi auguro una buona serata e vi dico a presto. Grazie mille, arrivederci. Buona serata a tutti, a presto. Ciao, grazie. Grazie mille, arrivederci a tutti.